Il Formez è in prima linea per diffondere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni, a partire dai propri dipendenti. Per questo motivo è stato avviato un ciclo di formazione interna ad hoc, che presto verrà reso disponibile anche sul Syllabus. Al termine del percorso è stata lanciata una Call for Ideas e il 26 settembre sono stati premiati i vincitori. L'idea ci è venuta durante uno dei nostri comitati di leadership, perché stavamo pensando come mettere a frutto questo webinar all'interno dell'istituto. La Call for Ideas ha due benefici. Innanzitutto costringe le persone a stare attente, quindi a esaltare il loro lato creativo. Tipicamente un percorso formativo si chiude con una valutazione di quanto hai appreso. Non era questa la nostra finalità, perché questo aspetto che presentiamo apre possibilità esponenziali e quindi abbiamo voluto stimolare la creatività e l'attenzione delle persone. E non dimentichiamoci che avremo anche dei benefici, perché le idee, se buone, vengono utilizzate. Quindi abbiamo deciso di sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione. Un momento che io considero davvero significativo: dopo 23 anni di Formez mi trovo a dire che per la prima volta siamo in una sala tutti insieme a valorizzare le idee originali che sono state elaborate dai nostri colleghi. Sono pervenute 33 proposte. 33 proposte molto diversificate tra loro, ovviamente, ma questo già è un risultato, a nostro avviso, importante, perché comunque è un indice di un, come dire, di un fermento e di una riflessione che è stata condotta dai colleghi. Come abbiamo valutato queste proposte? Ci siamo dati come, diciamo, indicatori e come parametri di valutazione 5 item, che sono quelli dell'esaustività e della completezza, costi-benefici, originalità e carattere innovativo, sostenibilità e fattibilità, appealing in termini di comunicazione esterna. È un modo per coinvolgere, per motivare il personale, ma anche per responsabilizzarlo. A parte una dimensione di motivazione personale che c'è in tutti quelli che hanno partecipato, oltre alle vincitrici, ma soprattutto è in linea con quanto dice sempre anche il presidente, cioè sul fatto che Formez sta sempre di più diventando un laboratorio, no? E in questo senso, quindi, essere all'avanguardia ci fa essere tutti quanti orgogliosi di Formez. E quindi grazie a voi tutti, a tutti quelli che hanno partecipato, perché consente sempre di più a Formez di interpretare questo ruolo. Oggi abbiamo sentito delle idee innovative assolutamente interessanti che devono diventare progetti. E perché dico questo in maniera così forte e così definita? Perché se diventano progetti, ecco che parte la nostra seconda sfida, che è quella dell'innovazione organizzativa. Il management si porta a casa qualche idea che non aveva avuto da solo, perché pensare che il modello dirigista sia un modello vincente è stupido. Penso che già nel presente sia stupido e penso che nel futuro lo sarà sempre di più. Quindi innanzitutto dà la possibilità al management di cambiare idea, di riposizionarsi, di vedere cose che non aveva visto. Dà la possibilità anche di valorizzare le persone, provare a capire quali sono, qual è il sentiment, come si dice oggi, no? nel mondo dei social. E ha la possibilità, a sua volta, di offrire, ricevendone benefici, dell'ascolto. Il valore dell'ascolto non è un qualcosa di one way, è un qualcosa di interattivo e ciclico. Consente anche la possibilità, come dice oggi qualcuno, di abbattere muri e costruire fonti. Già usata la frase, però teniamoci ancora qualcosa di materiale nel nuovo new normal digitale. E poi ora dobbiamo essere bravi, ascoltare gli altri è anche un tuo impegno. Un impegno è una responsabilità, quindi il gioco puoi dare continuità alle cose.